farmaci di contrabbando all'aeroporto di Capodichino. Nel corso di un controllo presso lo scalo partenopeo, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rinvenuto nelle valigie di un passeggero di nazionalità ghanese in arrivo da Istanbul oltre 3.700 compresse medicinali e farmaceutiche, prive di ogni certificazione richiesta dalla normativa nazionale e comunitaria. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro e il passeggero denunciato all'autorità giudiziaria per violazione della normativa di settore. Il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai finanzieri e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane all'interno degli spazi doganali, volte alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica messa a rischio da prodotti illegali di scarsa qualità.